Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Danimarchizziamoci o benvenuti se è la prima volta che entrate nel mio canale. Io sono Lucy e vi parlo della Danimarca. Visto che siamo in tema natalizio, oggi vi parlo di un argomento che riguarda il Natale in Danimarca, le tradizioni danesi. Cominciamo subito. Intanto, prima di cominciare, voglio dirvi che insomma, il mio angolino, come vedete, sta cominciando a prendere forma. Ho comprato un aggeggio qui che si illumina, dove c'è scritto Lucy Love Denmark. E poi, vabbè, la classica bandierina danese. Non ho ancora sistemato bene perché insomma, ci sono alcune cose che vorrei togliere. Però, ecco, con calma farò tutto. Ma andiamo avanti. Ma prima di cominciare voglio ricordarvi di iscrivervi al gruppo Facebook Danimarchizziamoci, che è un gruppo fantastico. Abbiamo circa 2500 membri che si prodigano per rispondere alle domande che facciamo tutti quanti, insomma, ecco, ci aiutiamo a vicenda. Ho due collaboratori fantastici che sono Anastasia, che la trovate anche su Facebook, e Robin Mörenson, che ha anche lui un canale su YouTube che si chiama Noilen, anzi, Noglen, esattamente scritto in italiano. Inoltre vi invito a iscrivervi a questo canale se vi piacciono i contenuti e chiaramente se siete qui evidentemente vi interessa la Danimarca e potrete spulciare nei vari video dove ci sono appunto tantissime informazioni inerenti a questa nazione. Pian pianino ne farò tanti altri in cui vi spiegherò delle varie cose della burocrazia danese, ma per questo vi voglio anche invitare a sbirciare nel mio sito www.danimarchizziamoci.eu, in cui ci sono dei tutorial, offro dei servizi per, diciamo, consulenza telefonica ma anche personale, quindi se avete dei problemi per non so, andare a vedere un appartamento oppure vi serve una persona fisica in un posto, potete contattarmi e cerchiamo di trovare una soluzione. Detto questo, possiamo cominciare. Che cos'è lo Yule Frokost? Yule Frokost letteralmente significa pranzo di Natale, che sarebbe anche una cosa normale visto che siamo nel periodo natalizio, ma in realtà non è così perché è una tradizione che va ben oltre il pranzo di Natale. Effettivamente, questa tradizione ha radici antiche, risalenti al periodo precristiano in Scandinavia, quando le persone celebravano il solstizio d'inverno con festeggiamenti per allontanare il buio, per allontanare l'oscurità e accogliere la luce. Nel corso del tempo questa celebrazione si è evoluta e ha assunto connotazioni natalizie, diventando quindi uno degli eventi sociali più attesi durante le festività in Danimarca. I primi pranzi di Natale di cui si ha notizia risalgono agli anni 40 e subito dopo è diventata proprio una festa regolare. La tradizione della festa prevedeva che il pranzo di Natale si tenesse solitamente il giorno prima della vigilia di Natale, quindi esattamente il 23 di dicembre. In realtà questa festa viene fatta a partire da novembre fino a qualche settimana prima del Natale. E che cos'è in realtà? È una festa in cui datori di lavoro, amici, famiglie, eccetera, organizzano una serata per avere la possibilità di consolidare i rapporti tra colleghi e datore di lavoro, che voi sapete in Danimarca è molto importante socializzare ed essere uniti nel posto di lavoro. Quindi, questo è un modo non solo per ringraziare i vari collaboratori e i dipendenti da parte di un'azienda, ma è un modo per stare insieme, conoscersi e giocare, divertirsi e trascorrere una bella serata all'insegna dell'allegria e dell'ottimo cibo, perché esiste una tradizione anche per il cibo riguardo a questa festa. Quindi c'è proprio un insieme di fattori che fanno sì che questa sia una delle feste più attese dell'anno. E devo dire che io ho avuto il piacere di partecipare a queste feste e sono veramente
molto carine, chiaramente anche, non so se dire purtroppo, ma insomma all'insegna anche dell'alcol, perché non è che ci sia solamente il buon cibo, ma come i danesi fanno solitamente, amano festeggiare, diciamo, bevendo, quindi c'è anche la possibilità di bere tantissimo, anche perché vengono poi dopo messi a disposizione dei taxi per poter tornare a casa. Tutto questo diventa proprio un rito in Danimarca. Il fatto che ci si prepari a questo evento significa che tutti collaborano, soprattutto le aziende che si prodigano a produrre degli inviti speciali per questa festa, e cercano proprio di farli nel modo più originale possibile, cioè ogni anno cercano di fare degli inviti particolari e degni di essere notati. E partendo da quello, poi ci sono una serie di cose che vanno seguite per l'organizzazione e la buona riuscita di una festa chiamata Julefrokost. Inoltre, un'altra cosa importante da tenere presente, e a volte lo scrivono anche negli inviti, quella di vestirsi adeguatamente. Solitamente ci si veste come vogliamo noi, con un vestito elegante, insomma, adatto alla festività, cioè al Natale. L'azienda o comunque chi organizza uno Julefrokost si preoccupa del menù, quindi il catering deve essere fatto ad hoc, cercano di inserire tutti i cibi tradizionali della festa danese, cercano di organizzare anche dei giochi e dei balli, invitano anche gruppi a cantare e animare la serata. In alcuni posti addirittura chiamano dei cabarettisti, in alcune città, tipo le città grandi, Copenaghen, Aarhus, Aalborg, eccetera, vengono fatti in palasport, oppure ci sono dei posti appositi per la Julefrokost, cioè anche dei ristoranti grandi, o insomma dipende dalla quantità di persone e dal tipo di azienda, diciamo anche dal budget dell'azienda che ha, chiaramente. Per questa festa si cerca di dare il massimo in tutto e si cerca appunto di organizzarla nel miglior modo possibile affinché tutti siano contenti, tutti si divertano e possano, diciamo, raccontarlo negli anni successivi. Chiaramente ci si organizza anche per i taxi, come annunciavo prima. L'azienda si preoccupa di pagare il taxi sia per l'andata che per il ritorno, quindi ci si deve organizzare con gli orari, e in più allo Julefrokost spesso si arriva con largo anticipo, chissà perché, sinceramente non l'ho mai capito, però ricordo tutti gli Julefrokost in cui ho partecipato, noi siamo arrivati sempre almeno un'ora e mezza prima. Allora, durante lo Julefrokost tipico vengono serviti piatti tradizionali danesi: il pesce affumicato, l'insalata, la ringa, formaggi, dolci natalizi. Le bevande includono spesso birra, aquavit, vino, ma nella maggior parte dei casi birra, insomma, quella è la più gettonata, come sempre per i danesi. La festa chiaramente è caratterizzata anche dallo scambio dei regali, quindi il datore di lavoro solitamente, oppure se si fa in famiglia o tra amici, esiste anche questa regola che ci si scambia i regali durante la serata, ed è una cosa anche quella abbastanza divertente. Lo Julefrokost in Danimarca è caratterizzato da un ricco assortimento di piatti tradizionali natalizi. Tra i cibi più comuni serviti durante questa festa ci sono il sylt, che è una specie di carne in gelatina, spesso realizzata con carne di maiale, aromi e spezie. Poi c'è il fiskefilet, che è un pesce affumicato, come ad esempio lo sgombro o la ringa, e solitamente impanato, viene servito con patate e cavolo rosso, ma ognuno ci può mettere anche altre cose, diciamo, accanto, anche insalata volendo, insomma. Ma solitamente il contorno più gettonato in Danimarca è composto dalle patate, fatte in molteplici modi, ma comunque sempre patate sono, insomma, ecco. Poi c'è leverpostei, che è un patè di fegato, spesso servito con cipolle caramellate, però ognuno lo serve in modo differente, ma è anche questo, fa parte della tradizione. Poi c'è il fleskestei, che è il piatto per eccellenza tipico danese, quindi se uno dovesse dire qual è il piatto tipico della Danimarca, è il fleskestei, un arrosto di carne di maiale con crosta croccante e spesso accompagnato da crauti e salse. Poi c'è il risengrød,
che è un tradizionale porridge di riso condito con cannella e zucchero. Poi c'è il sild, che sono diverse preparazioni di aringa marinata, sild appunto significa aringa, che possono includere varianti come l'herring in agrodolce o con cipolla. Poi c'è il Medisterpölse, che è simile alla nostra salsiccia, diciamo con un sapore differente, ma sembra proprio la nostra salsiccia. E il gusto che è diverso. Una salsiccia chiaramente di maiale condita con spezie come chiodi di garofano e pepe. E poi c'è il roux-poulet, che è il classico pane nero che noi conosciamo benissimo, spesso servito con burro e formaggio. E poi c'è lo smørrebrød, anche questo un piatto tipico danese, diciamo un piatto freddo perché sono delle fettine di pane nero condite con tantissime varianti. Ci possono essere sia degli affettati, chiaramente smørrebrød significa pane imburrato, quindi il burro è importantissimo e quindi è il primo elemento che si mette sul pane. E dopodiché si può aggiungere dei gamberetti, delle uova, affettati vari, formaggio, il salmone ed è molto buono. Poi c'è l'Ebeskiver, che è un dolce danese tipico del periodo, ma si mangia anche in altri periodi dell'anno, ma in questo periodo viene servito in tutti i posti, ovunque, e sono delle piccole frittelle rotonde accompagnate da zucchero a velo e marmellata. E poi c'è il Meurbroil, che sarebbe il filetto di carne. Carne può essere la carne di maiale, la carne di manzo, eccetera, comunque è un filetto. Solitamente in queste circostanze viene servito il filetto di maiale con patate e la brun sauce, che sarebbe la salsa scura che vedete spesso nei cibi danesi. Oppure ci sono anche le fricadelle, che sono le polpette, tipo le nostre polpette fatte di carne di maiale, ma l'unica differenza è che sono, diciamo, a parte di varie misure, che vabbè, ce le abbiamo anche noi di varie misure, ma sono leggermente schiacciate, tranne quelle piccoline proprio che sono rotonde. Quindi questo è il menù tipico dello Jule Frokost. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ho fatto vedere alcuni cibi tipici e alcuni momenti di un Jule Frokost a cui ho partecipato e spero che vi sia utile in modo che voi sappiate che questa è una tipica tradizione danese che si usa appunto nel periodo di Natale. Bene, ragazzi, io vi ringrazio per avermi ascoltata fin qui e vi auguro un buon proseguimento. Ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Moi moi! Thank you.